Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo sul caso Mense a Pescara. Si continua a lavorare per scoprire le cause ed eventuali responsabilità dell'intossicazione alimentare che ha colpito oltre 200 bambini delle elementari del capoluogo adriatico. Le opposizioni in consiglio comunale attaccano la giunta Alessandrini chiedendo anche le dimissioni dell'assessore Giacomo Cuzzi che, lo abbiamo ascoltato, ribatte dicendo di evitare strumentalizzazioni sulla salute dei bambini. Sentiamo appunto l'intervista realizzata da Paolo Renzetti. Saremo durissimi nei confronti dei responsabili, saremo duri nel portare avanti questa battaglia, ripeto, a fianco delle famiglie perché i ragazzi davvero rappresentano il futuro della nostra città e noi su questa vicenda ci vogliamo vedere chiaro. Ci vogliamo vedere chiaro, io per venerdì ho convocato anche le presidi degli istituti comprensivi anche per trovare una soluzione per coloro i quali dovranno frequentare le strutture scolastiche fino al 30 di giugno, per immaginare anche la possibilità di mangiare all'interno della scuola portando il pasto da casa, quindi dando una soluzione anche alle tante famiglie che hanno già programmato le ferie e che si trovano in difficoltà per questa spiacevole e triste vicenda. Un'altra considerazione importante da fare è che la ASL ieri ci ha comunicato che qualora vorressimo riaprire le mense, ma che noi non riapriremo per questo anno scolastico, dobbiamo effettuare delle disinfestazioni all'interno dei centri cottura e all'interno dei luoghi di refettorio delle scuole. Quindi questo anche attesta la bontà del nostro operato circa la sospensione lunedì mattina del servizio mense e quindi delle aree di refettorio che oggi sono chiuse e su cui effettueremo questa disinfestazione. Quindi le altre aree scolastiche ha garantito anche la ASL ieri in commissione che sono frequentabili e quindi abbiamo fatto bene anche a mantenere le scuole aperte. Le opposizioni hanno alzato la voce, c'è anche chi ha chiesto le sue dimissioni. Ma io credo che su una vicenda che riguarda i bambini non bisogna fare strumentalizzazione politica per raccattare qualche voto. Noi su questa vicenda siamo parte lesa, il servizio mensa è esternalizzato, quindi non è diretto dal comune, il comune è evidente che è parte lesa insieme ai bambini, insieme alle famiglie ed è il primo soggetto che vuole fare chiarezza non solo per la salvaguardia dell'ente, per l'immagine, ma soprattutto per la salute pubblica, per la salute di questi bambini che hanno dovuto soffrire questa patologia e per le loro famiglie che in questi giorni hanno avuto delle giornate sicuramente difficili. Adesso invece torniamo ad occuparci della vicenda giudiziaria che segue alla tragedia dell'hotel Rigopiano. La Procura di Pescara ha stabilito il calendario delle audizioni dei 14 nuovi indagati nell'ambito del procedimento sulla sciagura che è costata la vita a 29 persone il 18 gennaio 2017. Il presidente della Giunta regionale, senatore Luciano D'Alfonso, sarà ascoltato il 26 di giugno. In programma anche gli interrogatori degli altri due ex governatori coinvolti nell'inchiesta della Procura di Pescara, cioè Chiodi e Del Turco. Negligenza, imperizia, imprudenza e violazioni di norme, leggi e regolamenti, questi gli argomenti a sostegno della tesi accusatoria della Procura. Andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. I carabinieri forestali hanno notificato gli avvisi di garanzia ai 14 nuovi indagati nell'inchiesta sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga che ha provocato 29 morti. Contestualmente, gli indagati hanno ricevuto anche l'invito a comparire per essere interrogati dal procuratore capo di Pescara Massimiliano Serpi e dal sostituto Andrea Papalia. Gli interrogatori si terranno dal 19 al 27 giugno. Tra gli indagati anche il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che sarà interrogato, secondo quanto si apprende, il 26 giugno alle 9. Ad Alfonso e ad altri tre indagati, ossia il sottosegretario regionale Mario Mazzocca, il responsabile della sala operativa della protezione civile Silvio Liberatore, il dirigente del servizio di programmazione di attività della protezione civile Antonio Iovino, viene contestata anche la tardiva convocazione del comitato operativo regionale per le emergenze. Notificati anche gli avvisi di garanzia agli ex governatori abruzzesi Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi, all'ex vicepresidente della regione Abruzzo Enrico Paolini e ai cinque assessori alla protezione civile che si sono susseguiti
seguiti dal 2007 al 2017. Le accuse ipotizzate a vario titolo sono disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Questo filone dell'inchiesta punta a ricostruire la gestione della prevenzione e nello specifico ad individuare eventuali responsabilità nella mancata realizzazione della carta di localizzazione del pericolo da valanghe richiesta dalla legge regionale del 1992. Nello specifico il 19 giugno saranno interrogati Antenucci, Visca e Savini, il 20 giugno Del Turco, Ginoble, Paolini e Sroor, il 21 giugno Chiodi, Stati e Giuliante, il 26 giugno D'Alfonso e Mazzocca, infine il 27 giugno sarà la volta di Liberatore e Iovino. Cambiamo argomento, il Forum Abruzzese dell'Acqua ha ricevuto un documento di 43 pagine che contiene alcune proposte per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso. Il documento è stato recapitato al Forum e alla mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso, oltre che all'osservatorio per il Gran Sasso, da un anonimo un paio di giorni fa. Vediamo cosa contiene nel servizio. Sicurezza dell'acquedotto nei pressi dei laboratori del Gran Sasso. De Santis, avete ricevuto un documento anonimo che parla proprio di tutto questo. Vogliamo un attimo spiegare di cosa si tratta? Lo abbiamo ricevuto da un anonimo. Il documento appare firmato dal professor Guercio, che aveva ricevuto l'incarico l'anno scorso dall'Istituto di Fisica Nucleare, cosa anche un po' particolare perché l'Istituto di Fisica Nucleare dovrebbe fare ricerca e non fare acquedotti, e quindi per fare questo progetto di messa in sicurezza forse bisognava coinvolgere la regione oppure l'acquedotto del Ruzzo. Comunque è arrivato questo documento che pare insomma originale, attendiamo dagli enti diciamo la veridicità dei contenuti. Questa relazione è datata marzo 2018 e contiene, sono 43 pagine, e contiene alcune proposte per la messa in sicurezza. L'autore è un professore universitario, un ingegnere che era stato coinvolto anche nel passato, 10 anni fa, con il commissario del governo Balducci, che ha speso 84 milioni di euro 10 anni fa per mettere in sicurezza la situazione, e dopo, insomma, adesso possiamo dire che non ha risolto. E adesso, dopo 10 anni, le proposte sono simili a quelle di allora, e cioè si interviene a valle con dei potabilizzatori, insomma non si fa la prevenzione. Nell'acqua potabile bisogna non far inquinare l'acqua, uno può fare pure i tubi d'oro, però i tubi d'oro porterebbero comunque acqua inquinata qualora ci sia un grande incidente, ci potrebbe essere un grande incidente dentro i laboratori. La priorità invece è togliere le 2200 tonnellate di sostanze pericolose stoccate irregolarmente all'interno dei laboratori. Se non si parte da lì si possono fare, ripetiamo, tutti gli interventi che vogliamo, alcuni sono anche positivi, non i potabilizzatori ma rifare il tubo per esempio, così via, ma non risolverebbe il problema a monte. Le falde non vanno contaminate, questa è la prima regola per l'acqua potabile. Intervenire a valle si rincorre la contaminazione e non possiamo permettercelo. Notizia di cronaca: aveva intercettato la vittima, un pensionato teramano di 70 anni, mentre passeggiava in via del Castello. Il truffatore, a cui ieri, a seguito di indagini condotte dalla squadra mobile di Teramo, i poliziotti hanno notificato una ordinanza di arresto domiciliare emessa dal GIP di Teramo per il reato di truffa aggravata su richiesta delle PM Rosati. L'arrestato, un 33enne di Napoli, si era presentato alla vittima come un amico del figlio, al quale avrebbe dovuto consegnare un computer previo pagamento della somma di 2.000 euro, simulando una chiamata telefonica con il figlio dell'anziano per accordi sul pagamento immediato. Aveva passato a quest'ultimo l'apparecchio telefonico ed una voce maschile, spacciandosi per il figlio, lo invitava a consegnare subito il denaro all'uomo. Così la vittima, credendo di aver parlato con il proprio figlio, è salito sull'autovettura del truffatore, che lo ha accompagnato dove l'anziano aveva il conto corrente. Dopo avergli fatto prelevare la somma indicata, se l'è fatta anche consegnare. Al povero anziano non è rimasto altro che attendere inutilmente la consegna del computer, oggetto dello scambio, consegna chiaramente mai avvenuta. Andiamo ancora avanti. Cambio al vertice dell'Università di Teramo. Il rettore è Dino Mastrocola, ordinario della Facoltà di Agraria, eletto con 262 preferenze contro le 202 dell'altro candidato, Stelio Mangiamieli. Mastrocola succede a Luciano D'Amico e resterà in carica per i prossimi 6 anni accademici. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli.
Dino Mastrocola, prorettore vicario e ordinario della Facoltà di Agraria, è il nuovo rettore dell'Università di Teramo. Succede a Luciano D'Amico e rimarrà in carica per 6 anni accademici fino al 2023. Mastrocola ha ottenuto 262 preferenze, superando il candidato Stelio Mangiameli, ordinario di diritto costituzionale, che ne ha incassate 202. Commosso per il risultato il nuovo rettore Mastrocola e felice l'uscente D'Amico, che assicura che resterà ad insegnare nell'Ateneo Teramano, un cambio al vertice ma sulla stessa linea d'onda. Nel segno della continuità ma sicuramente con qualche novità. Certo, in questi mesi ho ripetuto spesso che non si può parlare né di continuità né di innovazione, ma mi piace parlare di continuare ad innovare e penso che di impostare tutto il mio futuro rettorato in questo modo. Il solco tracciato da Luciano D'Amico è un solco importantissimo, basti pensare che cosa era l'Università di Teramo a fine 2012, che cos'è l'Università di Teramo adesso, quindi con un ruolo importantissimo nella città, in regione e anche a livello nazionale e internazionale. Lei gestirà anche la ristrutturazione dell'ex manicomio? L'operazione ex manicomio è un'operazione che solo pensarci sembra una montagna che non si possa scalare, invece è un progetto ambizioso, ma è un progetto che ci porterà a tornare nel centro della città, a creare, come ha sempre detto Luciano D'Amico, una cittadella della cultura, che non sarà solo la sede di un corso di laurea, di una facoltà, ma sarà il cuore pulsante culturale della città e quindi non si può dire all'Ateneo non dovete gestire gli spazi come se fossero solo vostri, perché l'Ateneo gestirà quegli spazi come ha sempre fatto, come servizio per i propri studenti, per i propri docenti, per il proprio personale, ma anche e soprattutto per la città. La società Santa Croce del patron Camillo Colella ha presentato querela per falsa testimonianza nei confronti di Marcello Pagliaroli, segretario provinciale dell'Aquila della FLAI CGL. Il motivo dell'azione giudiziaria è legato a quanto dichiarato dal sindacalista il 27 febbraio del 2018 nel corso dell'udienza in tribunale ad Avezzano sulla vertenza attivata dagli ex dipendenti dell'azienda. In quell'occasione, secondo la Santa Croce, il sindacalista avrebbe negato le modalità delittuose e illegittime verificatesi durante le mobilitazioni sindacali avvenute a Canistro dal 26 ottobre all'11 novembre del 2016. Vediamo il servizio della redazione di Infomedia News. Tutto quello che abbiamo fatto dal 26 di ottobre fino al 12 era stato tutto concordato tramite vari comunicati sindacali unitari e mandati a tutti gli enti preposti, alla polizia, alla questura, ai carabinieri, e quindi tutto svolto in regola. Una conferenza stampa per porre all'attenzione di chi è coinvolto nella storia, ma anche di chi non lo è, una seconda verità quasi rispetto a quella che è stata affermata dal patron della Santa Croce Camillo Colella nella sua denuncia per falsa testimonianza prodotta dalla sua società ai danni di Marcello Pagliaroli, sindacalista con ruolo di generale provinciale per FLAI CGL. Una querela per falsa testimonianza, così è scritto sulla carta, una falsa testimonianza che il segretario avrebbe reso in tribunale ad Avezzano. Veramente nell'ambito del procedimento penale che verrà sicuramente aperto, è obbligatorio nell'ordinamento italiano, Marcello Pagliaroli si difenderà con i mezzi previsti dalla legge, quindi con le memorie e poi chiedendo subito un'archiviazione perché diciamo è evidente, è palese l'insussistenza dei fatti che gli vengono addebitati. Segretario, lei ha avuto anche un momento di commozione durante la conferenza stampa ricordando tutti i passi che sono stati compiuti in questo caso dal sindacato per la difesa di questi 75 lavoratori, anche perché la denuncia è stata definita un po' un'arma di distrazione, diciamo così, da voi circa la questione ancora delle somme da dare ai dipendenti, agli ex dipendenti oramai. Proprio questa vertenza la sento veramente tutta mia, perché da diversi anni ci sto lavorando, da quando ho preso in carico questa categoria. Parliamo di centinaia e centinaia di migliaia di euro a fronte di mancata erogazione della liquidazione.
parliamo di 5 mensilità da prendere, ivi compresi rate maturati, 13, 14 e ferie non pagate. La causa della Santa Croce, la vertenza della Santa Croce è una vertenza, diciamo, all'attenzione di tutta la nostra organizzazione. Chiaramente anche la categoria nazionale è intervenuta, interviene e interverrà su questa vicenda, perché troviamo veramente incredibile che il signor Colella possa fare delle denunce quando poi ha portato alla chiusura e al licenziamento i lavoratori della Santa Croce. Ci spostiamo all'Aquila, parcheggi in centro, arriva il disco orario, il comune studia soluzioni per alleviare i disagi derivanti dalla convivenza forzata tra cantieri, commercianti, clienti e residenti. Sentiamo Daniela Rosone. Assessorato alla mobilità e al lavoro per il piano parcheggi, il centro resta la situazione con maggiore criticità, ma assessori tecnici sono al lavoro per studiare tutte le soluzioni. Innanzitutto, per venire incontro ai commercianti sono spuntati i dischi orari, ma i controlli inizieranno da metà giugno con grande capillarità. Abbiamo preso questa decisione proprio perché c'è la ricostruzione in atto che interessa prevalentemente il centro storico, e quindi abbiamo deciso di istituire dei parcheggi orari proprio in prossimità delle attività commerciali per consentire il ricambio e quindi creare meno disagio ai commercianti che già, insomma, hanno avuto appunto il coraggio di riaprire queste attività in centro storico, e stiamo cercando di agevolarli il più possibile. Va chiarito che chi ha il permesso non può rimanere comunque lì, ad esempio, tutta la giornata, e il disco orario va rispettato, un'ora deve essere. Sì, il disco orario va rispettato da tutti, e quindi il parcheggio appunto orario garantisce il ricambio, perché altrimenti chi ha il parcheggio e poi rimane in sosta per svariate ore va contro quella che è la finalità proprio dell'istituzione del parcheggio orario. Intanto resta in piedi tutto il discorso con l'MP Parcheggi, che gestisce il terminal di Colle Maggio. Sarà ripristinato il Taperulan, così vuole l'amministrazione, e si cercherà di risolvere a breve giro la questione con l'azienda dei fratelli Santilli, perché il megaparcheggio sarà centrale nel futuro della città nell'ottica della pedonalizzazione. Questa è l'idea del comune targato Biondi. L'amministrazione porterà avanti anche il vecchio progetto del parcheggio interrato a San Bernardino, come è noto. Taperulan è importantissimo, il mega parcheggio è importantissimo, sono più di 700 posti a disposizione di tutti coloro che vogliono appunto recarsi nel centro storico. La comunicazione nella pubblica amministrazione con l'utilizzo dei social è quanto è stato al centro di un incontro a Pescara questa mattina nella sede della Regione Abruzzo. Vediamo. Innanzitutto, a mio giudizio, oggi si rileva anche un grande elemento positivo dell'Abruzzo, perché la Regione Abruzzo col suo management pubblico lavora su questi temi dal 2003, è stata la prima regione ad avere un web TV in Italia, e credo che una giornata come questa, nella quale si celebra il rapporto tra i social, l'organizzazione pubblica, i servizi al cittadino, in qualche modo debba in questa regione mettere in evidenza quello di buono che è stato fatto. I cittadini chiedono questo, da un'indagine dell'Istituto Piepoli che è stata diffusa proprio nella giornata di oggi, il 90% dei cittadini chiede di partecipare e di condividere anche le scelte della pubblica amministrazione, anche perché oggettivamente sono cittadini maturi che in qualche modo, come dire, sono sia fruitori dei social network ma anche utilizzatori diretti. Credo che una giornata come questa finalmente fissi un principio fondamentale, cioè che la comunicazione pubblica è un elemento fondamentale dell'organizzazione. Per troppi anni la comunicazione è stata interpretata come elemento accessorio della propaganda, invece finalmente, come dire, a 18 anni della legge 150 torniamo a evidenziare un fattore sacrosanto, la comunicazione è un fattore di organizzazione. Si parla tanto di comunicazione al tempo dei social, Presidente, cosa è cambiato in Abruzzo nella comunicazione giornalistica, soprattutto in questo caso nella pubblica amministrazione, ma non solo? I giornalisti della pubblica amministrazione svolgono un ruolo fondamentale, che è quello della mediazione tra la politica e il cittadino, una mediazione che è fatta di competenze, di preparazione, di obiettività, di autonomia, e sottolineo di autonomia. Tanto è vero questo che di fronte a come dire, un imperversare ormai dilagante di demagogie e populismi, perché
la politica preferisce parlare alla pancia delle persone piuttosto che al ragionamento, piuttosto che all'analisi, tende a scavalcare proprio questo tipo di informazione e di mediazione. Lo si fa nella pubblica amministrazione, quindi gli uffici stampa vengono scavalcati, e lo si fa anche nel giornalismo tradizionale, quello che siamo abituati a fare tutti i giorni come professione. Regione Abruzzo, Camera di Commercio di Teramo ed Ente Porto di Giulianova hanno elaborato un programma di rilancio del turismo del territorio che prevede oltre 25 iniziative che si svolgeranno fino al mese di novembre sulla costa e nelle aree interne. Un cartellone degli eventi denominato Terremare Abruzzo 2018 e che punterà sulle eccellenze teramane. Vediamo il servizio. Insieme si può vincere la sfida del turismo in provincia di Teramo, lo dicono e lo fanno la Regione Abruzzo, la Camera di Commercio di Teramo e l'Ente Porto di Giulianova, che hanno programmato da qui fino a novembre prossimo un cartellone di oltre 25 iniziative, eventi, approfondimenti che valorizzeranno non solo la costa ma anche le aree interne del teramano. Il programma si chiama Terremare Abruzzo 2018. È un progetto che è in linea con quello che abbiamo approvato come Camera di Commercio, che poi il MISE ci ha approvato, un progetto triennale che tendente a valorizzare il nostro territorio. La Camera di Commercio, insieme a queste iniziative, che ne saranno fino a novembre circa 25, sta già ancora promuovendo tante altre iniziative sul territorio per far conoscere le nostre eccellenze. Noi dobbiamo guardare al turismo non più come una cosa campanilistica, cioè guardare al nostro territorio singolo, ma guardare all'insieme del territorio. Credo che l'Abruzzo in questo momento stia vivendo un momento di forte fermento. Nel programma Terremare Abruzzo 2018 grande rilevanza avrà il porto di Giulianova, un'infrastruttura strategica di rilievo economico, culturale e funzionale, un luogo particolarmente adatto dove sperimentare innovazioni che coinvolgano l'intera offerta turistica della provincia. Dopo anni di discussioni, di analisi in cui ci ripetiamo sempre le stesse cose, ovvero che occorre fare rete, occorre fare squadra, occorre una concertazione, ci stiamo provando a farla e quindi oltre all'accordo con Regione, Camera di Commercio e con l'Ente Porto, questo protocollo prevede anche l'estensione poi, il coinvolgimento nelle iniziative di associazioni culturali, sportive, altri enti locali, insomma le realtà vive della nostra provincia, quindi è un bel programma che fa squadra. Nella suggestiva cornice della Torre della Loggia d'Ortona si è tenuta la presentazione della mostra fotografica It's All About Love. L'occasione è stata sfruttata per sensibilizzare e far conoscere la possibilità di viaggi anticonvenzionali e promuovere l'incontro tra le diverse culture, proponendo Ortona come capitale dei viaggiatori. Vediamo il servizio di Christine Maria Rapino. La tournée del fotografo Stefano Lomutolo e del regista Mirko Petrini è iniziata il 15 aprile al Farm Park di Favara in Sicilia e sta attraversando diverse città italiane. Il tutto a bordo di un van, in pieno spirito d'avventura e senza godere di alcun finanziamento. Tra le città toccate dalla mostra, Bari, Ortona e Civitavecchia. Sarà presente anche al Festival Internazionale del Cinema di Frontiera di Marzamemi, sempre in Sicilia. L'organizzatore dell'evento e della mostra è l'ortonese Stefano Cipollone, già noto al grande pubblico per essere un grande camminatore. Tra i suoi numerosi cammini percorsi in varie parti del mondo, la straordinaria impresa della Via Francigena, a piedi da Canterbury in Inghilterra fino a Roma e poi ad Ortona. Ben 2300 chilometri per tornare a casa. Grazie ai viaggi che ho effettuato in giro per il mondo e al legame forte, fortissimo con la mia terra di origine, quindi Ortona, in generale l'Abruzzo, questo mi ha spinto, in collaborazione con Rocco D'Alessandro, un altro ortonese e viaggiatore doc, a cercare di aprire Ortona a livello internazionale e quindi
far sì che Ortona diventi meta non solo di passaggio, ma anche proprio luogo dove creare questi eventi legati al mondo dei viaggi. Finalmente questa sera qui alla Torre della Loggia abbiamo organizzato un dibattito sul viaggi e la fotografia di viaggio e la letteratura di viaggio, grazie a Stefano, Mirko e Simone, tre grandi viaggiatori. E questo auspico che è solo il primo di una lunga serie di eventi. Adesso la pagina dello sport. Gaston Brugman potrebbe lasciare il Pescara. Sul capitano del Delfino, tornato da giorni in Uruguay per le vacanze, c'è il forte interesse del Parma, neopromosso in Serie A. Il Lecce è invece sul centravanti Stefano Pettinari. Il Pescara segue con attenzione l'attaccante abruzzese del Sud Tirol Costantino, che può essere una scommessa per la prossima stagione. Vediamo il punto di Andrea Costantini. Gaston Brugman potrebbe tornare in Serie A, non con la maglia del Delfino. Il capitano del Pescara è finito nel mirino del neopromosso Parma. Il tecnico dei Ducali, Roberto D'Aversa, non da oggi, ha grande stima del centrocampista e lo vorrebbe come rinforzo in vista della prossima stagione nella massima serie. I buoni rapporti di D'Aversa col presidente Daniele Sebastiani e il DS Luca Leone possono agevolare l'operazione, ma il Pescara vuole monetizzare al meglio l'eventuale uscita del suo gioiello, quotato tra i 2,5 e i 3 milioni di euro, una somma che il Parma potrebbe pagare anche inserendo delle contropartite tecniche, in particolare l'attaccante esterno Antonio Di Gaudio, giocatore che piace molto al tecnico biancazzurro Beppi Pillon e che farebbe al caso anche di quel 4-3-3 col quale l'allenatore trevigiano desidera continuare a lavorare. Pillon ha già allenato Di Gaudio nella parentesi di Carpi del 2014 e in quel periodo ha lavorato anche con un altro giocatore del Parma, il difensore Riccardo Gagliolo, terzino sinistro, all'occorrenza anche centrale, ma quest'ultimo sarà molto più difficile da inserire nell'operazione. Sirene anche per l'altro uomo mercato del Pescara, il centravanti Stefano Pettinari. Non solo squadre di A, nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Lecce, neopromosso in cadetteria. I salentini cercano il centravanti per il prossimo campionato ed hanno messo nel mirino anche Massimo Coda del Benevento. Queste settimane saranno decisive per Pettinari, o cessione con possibilità di monetizzare, altrimenti il rinnovo del contratto che scade tra 12 mesi. Diverse le valutazioni da fare nel settore della difesa, in attesa della definizione dello scambio Zampano-Fiamozzi con il Genoa. Un veterano tra Bovo e Campagnaro potrebbe restare. L'argentino è stimatissimo da Pillon, ma va gestito per via dei ben noti problemi muscolari e potrebbe rifirmare un contratto a gettone. Potrebbe partire invece Michele Fornasier, il cui contratto scade tra 2 anni. Sulle sue tracce ci sono la Cremonese e il neopromosso Padova. In caso di partenza di Brugman, a centrocampo il Pescara si ritroverebbe con un solo giocatore sotto contratto, Proietti. Tuttavia è praticamente fatta per il rinnovo del prestito di Andrea Palazzi da parte dell'Inter, con cui sarà invece più difficile negoziare la permanenza di Marco Carraro, il cui nome è finito sul taccuino di alcuni club di Serie A e la società nerazzurra potrebbe avere così altri piani per lui. In entrata i nomi più caldi sono quelli dell'ex capitano Ledian Memushai, che sogna di tornare in biancazzurro, e di Marcel Buchel, che tornerà per fine prestito dal Verona all'Empoli e che è già stato giocatore di Luca Leone a Lanciano. Per l'attacco c'è un'idea: Rocco Costantino, il centravanti originario di Pineto, 28 anni compiuti a maggio, dopo tante stagioni tra i dilettanti sta macinando gol e successi nella prima annata tra i professionisti con il Sud Tirol, con cui è ancora in lizza nei playoff di Serie C. Non è un prospetto, ma potrebbe rappresentare una vera e propria scommessa per la prossima stagione. Il contratto scade a fine mese e se ne potrebbe riparlare una volta che avrà chiuso la sua stagione con la squadra di Bolzano. Scendiamo di categoria. Sistemata la casella allenatore col ritorno di Giovanni Zichella in panchina per il Teramo, adesso si apre la fase del mercato giocatori, prima le uscite poi le eventuali entrate, con un primo obiettivo per l'attacco il centravanti della Pro Sesto, Luca Di Renzo. Sentiamo Jacopo Forcella. Il Teramo torna ufficialmente nelle mani di Giovanni Zichella. Dopo un lungo tira e molla che ha visto anche altri profili in corsa per la panchina biancorossa, alla fine l'ha spuntata chi su quella panchina si era seduto l'ultima volta lo scorso 6 maggio, nel 3-3 con la Reggiana, che rimandò tutto ad un play-out che per sua fortuna il Teramo non avrebbe mai giocato. Conosco già l'ambiente e la dirigenza, le prime dichiarazioni di Zichella dopo il prolungamento del contratto, e penso sia quindi più semplice ripartire con i giusti propositi in un campionato che abbiamo visto essere tanto affascinante
affascinante quanto selettivo come la Serie C. In questo mese mi sono sentito quotidianamente con la società, non ho mai avuto il minimo dubbio sulla possibilità di rimanere. Poi, nella serata di ieri, ho ricevuto la chiamata risolutrice. Nessuna conferenza stampa di presentazione, almeno per il momento però. Il Teramo può iniziare a lavorare sul mercato, l'obiettivo davanti è Luca Di Renzo, attaccante della Pro Sesto, capocannoniere della Girone A di Serie B, che Zichella ha espressamente richiesto per rinforzare il reparto avanzato, che ripartirà da Fratangelo e Bacio Terracino, che sono sotto contratto. L'altro che ha un contratto, Riccardo Barbuti, nelle intenzioni della dirigenza in uscita, ma non sarà facile trovare una soluzione dopo i mesi di prestito alla Gavorrano. Ci vuole qualcuno che si faccia carico dello stipendio del ragazzo, che ha un vincolo fino al 30 giugno 2019. Per Capitelli lui e qualcun altro vanno ceduti, non tanto per fare cassa ma per risparmiare qualcosa dal punto di vista dell'esborso di soldi per gli ingaggi. Discorso simile a quello di Barbuti quindi va fatto per Caidi Amadio, mentre Speranza, che di anni di contratto ne ha altri due, la questione è un po' differente. Il capitano potrebbe essere uno dei pochissimi confermati nella prossima stagione, ma per l'altro difensore, il centrocampista, il discorso che il presidente ha in mente di fare al direttore sportivo Sandro Federico è: prima di partire con gli acquisti c'è bisogno di un risparmio sostanzioso che parta quanto prima possibile per limitare al minimo l'esborso. Solo dopo si potrà procedere con la ricostruzione della squadra, sperando di migliorare sensibilmente l'ultima faticosissima stagione. Ancora calcio, in vista del ritorno nel campionato di Serie D, il Giulianova del presidente Bartolini rinforza la compagine sociale. Ieri il patron giallorosso ha incontrato l'ex presidente del Pescara Peppe De Cecco, che nei prossimi giorni acquisirà una quota di minoranza della società. Vediamo. Peppe De Cecco è pronto ad entrare nella compagine sociale del Real Giulianova. È un ingresso che fa certamente rumore, data la caratura del personaggio. Il noto imprenditore pescarese fu a capo della cordata che rilevò il Pescara dopo il fallimento ed è stato presidente del Delfino fino al novembre del 2011, quando è stato avvicendato da Daniele Sebastiani, per poi uscire dalla compagine sociale, non senza polemiche. Da allora più volte si è ipotizzato che De Cecco potesse tornare nel mondo del calcio, accostato a diverse realtà. Quel momento sembra essere arrivato. Ieri De Cecco ha incontrato il presidente del Giulianova, Luciano Bartolini. Ad aver promosso l'incontro è stato l'ex DS dell'Olimpia Agnonese, Nicola D'Ottavio, che potrebbe avere un ruolo nei quadri dirigenziali del Real Giulianova una volta che l'operazione sarà formalizzata. Resterà poi da chiarire se dopo l'ingresso con una quota di minoranza De Cecco deciderà di acquisire l'intera proprietà del Giulianova. Nel frattempo esprimono grande soddisfazione per l'incontro di ieri sia il presidente Luciano Bartolini che il direttore generale Mimmo Vernacotola, che continuano nella loro attività di potenziamento della società per presentare il prossimo anno una squadra sì neopromossa in Serie D, reduce da un doppio salto di categoria, ma già pronta a disputare una stagione ambiziosa. Mi sento orgoglioso e onorato, ha dichiarato ieri su Facebook il patron giallorosso, di aver avuto modo di ospitare nella nostra sede uno dei più prestigiosi imprenditori a livello nazionale. Questo significa che la nostra azione a livello societario proseguirà in silenzio ma sempre in modo coscienzioso e più opportuno per finalizzare un progetto di primo livello. Nei prossimi giorni la società sarà trasformata da ASD a SRL per agevolare l'ingresso di De Cecco e di altri imprenditori desiderosi di sostenere il progetto Bartolini. Poi si passerà alla scelta del tecnico, sfumato Paolo Rachini, in pol ora c'è Guido Di Fabio, ex allenatore di Martinsicuro, Maceratese e Fermana. E questo era l'ultimo servizio per quanto riguarda il TG6 che si aggiorna alle ore 19. Vi ricordo, prima di salutarci, l'appuntamento di questa sera alle 20 con l'appello del candidato, la trasmissione che abbiamo dedicato alle elezioni amministrative nella città di Teramo. È davvero tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.